Registrare. Va bene, ora ci siamo per davvero. E, benvenute e benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche a chi ci sta seguendo, diciamo, più da vicino su questa Zoom in diretta all'ultimo appuntamento del ciclo seminariale della rete Ecologia Politica, Pandemia, sintomi di una crisi ecologica globale. E oggi parliamo di lavoro di cura, di reddito di cura e del ruolo della riproduzione sociale durante la pandemia globale e soprattutto nel contesto delle politiche governative che a questa pandemia diciamo, hanno provato a far fronte. Lo facciamo con la professoressa Federica Giardini, professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università di Roma Tre in Italia. E insieme alla professoressa Stefania Barca, che è Senior Researcher presso il Centro di Studi Sociali dell'Università di Coimbra in Portogallo. E proprio all'indomani della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte e della presentazione del decreto legge rilancio, tra molte virgolette, e in piena fase 2, ci chiediamo oggi che ruolo ha e soprattutto che ruolo avranno la riproduzione sociale e la cura nel contesto della pandemia e soprattutto nel contesto delle politiche governative che appunto a questa pandemia hanno cercato di rispondere nel bene e nel male. Questi mesi di lockdown, di parziale seppur inedita sospensione dell'attività produttiva e dei ritmi quotidiani del lavoro, ma anche di sospensione dell'intensità e della corporalità delle nostre relazioni, hanno portato alla luce, esasperando ed evidenziando, nel bene e nel male, alcuni tratti costitutivi delle nostre economie e delle nostre organizzazioni sociali e delle nostre possibilità, soprattutto. Da una parte abbiamo visto il passaggio di lavori che prima erano ritenuti lavori a bassa intensità o non ritenuti essenziali, soprattutto come il lavoro nei campi, a proposito del terrificante dibattito nazionale sulla sanatoria, o lavori semplicemente non ritenuti tali, come il lavoro domestico o di cura dentro e fuori casa, che improvvisamente sono divenuti lavori essenziali e necessari. Adesso tutti e tutte sembrano parlare di cura. Dall'altra parte, invece, la sospensione del ritmo produttivo e del suo impatto sull'ambiente in cui viviamo, sull'integrità dell'atmosfera di cui siamo parte. Quindi possiamo dire che in questo scenario di crisi ecologica, sociale ed economica, che prima potevano essere invisibili, adesso sono prepotentemente sulla scena. Dunque, oggi ci chiediamo come sia possibile mettere al centro del mondo a venire la cura degli affetti, delle nostre relazioni interpersonali e con l'ambiente che ci circonda. A fronte, ad esempio, di un decreto legge rilancio che nomina la parola industria e produzione rispettivamente più di 70 e 100 volte, lasciando fuori o nominando solo strumentalmente le paroline magiche ambiente e ecosostenibile, meno di 12 volte in 500 pagine di decreto, possiamo oggi ripensare e ridare valore all'ecologia politica delle relazioni, degli affetti e della riproduzione sociale, sganciata dall'ansia del profitto e dal mantra della crescita a ogni costo? Se per caso qualcuno se lo stesse chiedendo, la parola donna, violenza domestica, bambini, salute mentale, sono nominate da 0 a 3 volte in tutto, in 500 pagine, di quello che dovrebbe essere il decreto che rilancia il nostro paese. Le maree globali femministe, transfemministe e i movimenti ecologisti radicali globali ci hanno insegnato in questi anni che il nesso tra riproduzione e produzione è sempre più opaco e che una è funzionale all'altra, ma soprattutto è gratuita e invisibile, delegata dunque alle soggettività subalterne e fragili, suppostamente fragili, della società e non comprese, tra le altre cose, nel calcolo del PIL. Eppure, negli ultimi mesi di confinamento abbiamo assistito a stucchevoli elogi governativi della cura dei nostri angeli, dei nostri eroi, dei nostri nonni, delle nostre madri o delle nostre maestre.
Per fare solo alcuni esempi, mentre il nostro rapporto tra ambiente privato e pubblico si ribaltava, mentre il nostro tempo di lavoro si sovrapponeva ormai esplicitamente a quello di vita e le riunioni di lavoro o di lezione su piattaforme digitali si fondevano a quelle con affetti lontani e instabili, quanto valore ci è stato sottratto o meglio estratto? Possiamo chiederci oggi se la rivendicazione di un reddito universale può essere uno strumento utile a immaginare e praticare un nuovo ordine di valore e di cura? Dunque anche di lavoro e relazione finalmente integrata e rigeneratrice con gli ecosistemi, la biosfera e il mondo intero? Ancora, possiamo uscire dai meccanismi valutativi basati sulla nozione di crescita e sostituirvi indici anche non monetari che mettono in primo piano una nozione più ampia di benessere? Qual è la cura realmente necessaria che può essere estesa dai corpi singoli, adesso stigmatizzati, distanti e vietati, a ciò che permette alla vita stessa di sussistere? Possiamo ripensare la rivendicazione di reddito come strumento essenziale ad una transizione ecologica, sia come essenziale remunerazione del lavoro invisibile, ma sempre e comunque portato avanti? E infine, in che modo la nozione di cura è estendibile dalle nostre relazioni umane alla relazione con la biosfera in cui viviamo? Possiamo, insomma, provare a bloccare quel ticchettio incessante dell'orologio che ci ossessiona giorno e notte con il suo imperativo del lavoro consuma crepa, immaginando e praticando finalmente un po' di possibile e un po' di ossigeno per tutti. Oggi lo facciamo insieme appunto a Federica Giardini, a cui passo subito la parola, che ci parlerà innanzitutto appunto di questo nesso. Sempre più opaco, come appunto ho già detto, fra produzione e riproduzione, e che appunto cercherà un po' di introdurre queste paroline all'interno del discorso dell'ecologia politica, che già ovviamente ne tratta, cercando piano piano di trovare dei nessi anche con appunto i movimenti transfemministi degli ultimi anni e soprattutto però diciamo, nel contesto della pandemia. E niente, buon dibattito a tutte e tutti. Grazie Joy. Allora, per rispondere anche in breve, nei 10, massimo 15 minuti che ci siamo date, vorrei partire da uno strumento, un testo che abbiamo preparato con Lea Piccardi, che peraltro è una giovane ricercatrice attivista che frequenta un comune con Stefania Parca e che al momento si trova a Coimbra. Ecco, con Lea Piccardi abbiamo lavorato per ricostruire, fare una mappatura delle genealogie e teorie sulla produzione e riproduzione, sui rapporti tra produzione e riproduzione. Allora, già cominciamo a dire che produzione e riproduzione è una coppia di termini, una coppia concettuale che già sta in rapporto col pensiero marxista, con l'impostazione marxista. Se vogliamo stare, aprire un campo, io lo chiamerei ipermarxista, iper, e l'iper viene dal taglio femminista. Potremmo cominciare a pensare che in realtà tutte le società umane hanno il problema di pensare le attività, le relazioni che si svolgono nella vita associata nelle sue forme situate, storicamente determinate. Noi abbiamo lavorato così. E ad esempio, faccio subito un esempio per capire, dire anche l'intento, cioè a che cosa serve fare le genealogie. Ora, sappiamo per altri versi che le genealogie servono, no, a armarsi ulteriormente per un approccio critico, però. Invece vi vorrei invitare, invito tutti a pensare alle genealogie anche come una ricerca per avere degli strumenti di immaginazione, di apertura del possibile.
Allora, quello che tu dicevi, Zoe, no, sulla sovrapposizione che abbiamo avuto in questi tempi di pandemia, proprio esacerbata, non solo del tempo di vita e del tempo di lavoro, ma anche del mezzo che veicolava lavoro e relazioni, no? Queste piattaforme, eccetera. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo un'esperienza che in qualche modo riprende non tanto quel privato domestico, no, dell'Ottocento europeo, che è quella zona separata, storicamente frequentata e attribuita alle donne per l'allevamento della prole, eccetera, eccetera. Abbiamo più a che fare con qualcosa, certo bisogna fare le differenze, con l'oikos, no, antico, che poi è diventato anche la domus romana, cioè nello stesso spazio in cui si svolgono attività di riproduzione del genere umano, fare e allevare i figli, cioè si sovrappone anche l'attività produttiva. Quando stiamo nel generico dei concetti, l'oico dei concetti, va bene? Continuo. L'oikos, no? Sembra che sia. Ok. Vado. Sembra che sia una, no, una sorta di premessa storica poi del domestico, e non è così. Anche leggendo Silvia Federici sappiamo che nelle epoche in cui l'organizzazione delle attività umane, la distribuzione delle attività umane, quando c'è un'intersezione tra riproduzione del genere umano e attività produttive, questa è la villa romana, nell'oikos c'erano le donne che gestivano la produzione dei campi, eccetera, eccetera, come anche nel Medioevo, no? Nel tardo Medioevo, quello di cui ci parla per l'appunto Federici, ci sono delle forme di indipendenza per i soggetti che si occupano di riproduzione. Quindi questo per dire, no? Anche per leggere il nostro presente, sapere che se facciamo l'equazione domestico, privato, solo cura dei corpi umani da rigenerare, anche in una prospettiva transfemminista, ci stiamo privando di una serie di strumenti e di una serie di piani su cui agire il conflitto. Quindi spazi, soggetti, attività, relazioni. Di questo parla la coppia che poi noi in sintesi prendiamo solo nella sua versione concettuale produzione e riproduzione. Più un altro elemento, che direi è l'altro punto di riferimento cardinale. Zoe, mi fai con le dita i numeri di minuti che mi mancano, per favore? Ok, l'altro, come dire, parola, termine con cui orientarsi su questo, ve la proporrei come misura. Misura che non è solo quella quantitativa economica, i prezzi, la misura monetaria dello scambio, ma è anche la misura giuridica. Questa è un'altra questione che può essere molto interessante da indagare oggi. Oggi lo sfruttamento, la collocazione dei soggetti, le condizioni perché dei soggetti siano sottoposti a sfruttamento, a estrazione di valore, non viene solo dall'inadeguatezza della misura salariale. Avviene anche attraverso la misura giuridica, essere dentro o fuori la cittadinanza, avere una collocazione attraverso l'ordinamento giuridico
che insiste più su un'acquisizione formale di diritti che su una loro realizzazione sostanziale, no? Siamo tutte cittadine italiane, mettiamo, ebbene questo non ci mette affatto dal punto di vista del diritto sostanziale in posizione di uguaglianza. Quindi ecco, io direi che il campo produzione e riproduzione si individua, il campo problematico ma anche il campo conflittuale si individua attraverso gli spazi, la distribuzione degli spazi, la questione delle attività, quindi la distribuzione delle attività e delle relazioni insieme alla misura che formalizza o rende invisibili soggetti, attività, relazioni. Rispetto al discorso che facevi, Zoe, lì è interessante, no? Ad esempio, vedere che in certi casi, ad esempio, la ribadita ignoranza della questione di chi bada i ragazzini, no? In sospensione delle attività scolastiche, è stato ignorato, laddove invece c'erano altri soggetti sempre di cura situati altrove, dentro altri regimi, no? Di misura, potevano essere visibili, nominabili strumentalmente. Quindi credo che giocare su questi quattro termini permette sia di descrivere le situazioni che di individuare dei fronti di conflitto. Un'ultima osservazione sulla differenza lessicale tra cura e riproduzione. Allora, cura è una parola che ci viene soprattutto dal dibattito statunitense, nella forma di care, e quando emerge negli anni 90, io sto pensando a un'autrice come John Tronto, ha una funzione normativa. Di modello, con questo non lo intendo in modo dispregiativo, dico soltanto che la cura che viene appropriata dentro appunto la versione statunitense della differenza, no? Viene appropriata per parte femminile, questa cura sembra essere fare da base per un modello alternativo di società. In questo volume che vi dicevo con Gea abbiamo messo degli estratti proprio da un testo di Tronto, dove lei fa una sorta di decalogo di che cosa intendere per cura e quali implicazioni, se si prende la cura a fondamento, ci sono nella trasformazione della società, dei rapporti, eccetera. Quindi cura ha questo significato, quindi tendenzialmente positivo, e viene assegnato alle donne. Sta tra, come dire, una sfera morale e una sfera politica, l'uso di cura. Riproduzione, va bene, questo lo sappiamo anche perché Silvia Federici, no, insomma, lei e non una di meno transnazionale, no? L'hanno messo al centro. Riproduzione invece è un termine più conflittuale, è un termine più conflittuale perché coglie i processi di svalorizzazione, di invisibilizzazione, gli effetti di dominio, di gerarchia, no? Che corrono tra le attività umane riconosciute titolari di valore e le attività umane che, pur essendo la condizione di queste ultime, però tendono a essere tralasciate.
rimando e basta, questa è l'ultima cosa, c'è un testo di Alisa Del Re che fa anche un'interessante distinzione tra lavoro domestico, lavoro di cura e lavoro di riproduzione. E appunto anche sapere, cioè cogliere di cogliere tutte le gli aspetti, no, di queste attività, anche per sottrarsi in uno scambio con Alisa Del Re, lei mi ha detto, ma la cura, insomma, non diamo per scontato che desideriamo farla tutte perché è tanto bella, no? La cura è fatta anche appunto di lavoro domestico che è ripetitivo, che non si, no, redime in nessun modo. Mentre la riproduzione sociale è una questione anche che ci porta fuori dall'ambito delle relazioni, ci pone il problema delle politiche pubbliche, del reddito diretto e indiretto e via dicendo. Ecco. Grazie mille, Federica. E scusate i problemi tecnici prima, ma la tecnologia non è mai stata mia amica. E adesso passerei la parola a Stefania Barca, invece, che innanzitutto ci parlerà un po' della famosa rivendicazione di reddito di cura, di cui tanto si parla, diciamo, in queste settimane, soprattutto nel contesto della pandemia. E poi, diciamo, inizieremo un po' a fare delle domande e a comunque fare degli interventi che vadano più in profondità nelle, appunto, rispetto ai due interventi che appunto ci hanno fatto Federica e ci farà Stefania. Prego. Sì, grazie, mi sentite? Ok, perché io non sento più niente, comunque, ok. Allora, grazie per aver organizzato questo incontro. Io vado subito a quello che devo dire, perché sono molte cose e non so se ce la faccio in 10 minuti. Dunque, prima di entrare nel dettaglio della campagna per il lavoro di cura, vi voglio dare qualche riferimento di da dove nasce questa campagna, da dove viene fuori. Il punto, diciamo, per capire, secondo me il punto fondamentale per capire questa campagna sono i dati sulle disuguaglianze. Io vi porterò un punto di vista più, diciamo, globale, cioè non tanto italiano, ma più della scena, diciamo, globale del lavoro di cura, attraverso una serie di studi, di documenti che trovate tutti online, liberamente accessibili, pubblicati dalla Oxfam, dalle Nazioni Unite, dall'Ufficio Donne delle Nazioni Unite, UN Women, e dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, sempre delle Nazioni Unite. E tutti questi dati, rapporti pubblicati negli ultimi 2 o 3 anni, tutti questi dati ci danno, diciamo, un senso molto dettagliato delle enormi disuguaglianze nella distribuzione del carico di cura. Disuguaglianze che sono sia su tutti i livelli, cioè sia tra i generi, sia tra le classi sociali, il colore della pelle e la collocazione geografica. Quello che, diciamo, emerge da questi dati, quindi, è il fatto che in realtà il lavoro di cura, inteso anche come carico, come appena accennava Federica, anche richiamando Alisa Del Re, anche inteso appunto come un peso, no? Ricade in gran parte sulle donne, soprattutto quelle razzializzate e a basso reddito e soprattutto le donne anche migranti, soggetti, diciamo, appunto, già discriminati lungo tutto una serie di linee di discriminazione sociale. E quindi questo è assolutamente il punto di partenza per capire la campagna per il reddito di cura. Vi do soltanto un dato, sarebbe impossibile
utilizzarli tutti, però uno ve lo voglio dare perché ha a che fare con la cura intesa anche nel senso proprio sanitario del termine. Nel Regno Unito nel 2015 la cura non pagata, stiamo parlando qui, attenzione, questi dati riguardano prevalentemente il lavoro di cura non pagato, cioè quello che si svolge al di fuori del mercato del lavoro. Vi stavo dicendo, nel Regno Unito nel 2015 il lavoro non pagato e la cura delle persone malate, anziani o disabili è stato stimato come di un valore di mercato, se fosse pagato, di 132 miliardi di sterline all'anno. Quindi questa cifra corrisponde più o meno alla spesa complessiva del sistema sanitario nazionale del Regno Unito. Quindi per ogni sterlina spesa nel sistema sanitario nazionale ce n'è una non spesa perché l'equivalente di questo lavoro viene svolto gratuitamente, in gran parte da donne e soggetti razzializzati, eccetera, come vi dicevo prima. Ovviamente pagare questo lavoro implicherebbe rivoluzionare l'intero sistema economico, perché qui non stiamo parlando di valori insignificanti. Ed è per questo, secondo me, che il movimento femminista oggi, nel corso della pandemia soprattutto, è venuto fuori questo molto chiaro, molto chiaramente ci sta dicendo: noi non siamo in debito, siamo in credito. E si riferisce esattamente a questo, cioè non soltanto il profitto, la crescita economica, ma anche per esempio tutte queste misure di salvataggio, no? Le esenzioni, gli sgravi fiscali che sono rivolte prevalentemente, come accennava Zoe anche prima, alle imprese, no? E che avvantaggiano fondamentalmente il capitale. Sono tutte queste misure sono pagate, chi paga il costo di queste misure? Sono pagate con lavoro di cura non remunerato, sostanzialmente. Dunque, per creare o sostenere la famigerata occupazione, che poi, quando andiamo a vedere di che occupazione si tratta, in gran parte, e come ben sappiamo, si tratta di lavori precari, mal pagati, pericolosi e distruttivi per la biosfera, per creare questa famigerata occupazione milioni di ore di lavoro gratuito devono essere donate al sistema da soggetti considerati di basso o nullo valore economico. Questi sono i soggetti che sostengono tutta la baracca, per capirci. E non sarebbe meglio allora investire direttamente nel loro lavoro, nella loro occupazione, creando occupazione e reddito lì dove c'è la cura, piuttosto che la malattia, per fare un gioco di parole non tanto divertente? Dunque, la campagna Care Income sostiene esattamente questo. Questa campagna si basa sull'intreccio di due principi che sono venuti a convergere recentemente in questa campagna. Un principio femminista e un principio ecologista. E l'insieme di questi due principi origina questa idea di fondo: piuttosto che vincolare la parità di genere, la liberazione delle donne, l'emancipazione all'accesso al lavoro salariato, che per molte donne poi di fatto si è tradotto, perché abbiamo dati anche su questo che trovate in questi stessi rapporti, l'accesso al lavoro salariato di fatto si è tradotto in doppio carico di lavoro, in subordinazione al ricatto occupazionale, eccetera, eccetera. Dunque, piuttosto che cercare la parità di genere per questa strada, andiamo a retribuire direttamente il lavoro di cura non pagato, riconoscendo il valore che questo lavoro produce per la società e per la biosfera. Quindi su entrambi i piani, quello sociale e quello ambientale. Questo produrrà una redistribuzione più paritaria di questo lavoro, del carico di cura, rendendolo sempre più simile ad una libera scelta piuttosto che a un'imposizione sociale, ad uno stigma, perché il pagare questo lavoro di fatto ne produce una elevazione del suo status, no? E del riconoscimento sociale di questo lavoro.
E d'altra parte farebbe sì che il calcolo della ricchezza si basi su quelle forme di lavoro che sostengono il vivente piuttosto che su quelle forme di lavoro che lo degradano, come è attualmente in buona parte. Dunque, il principio del reddito di cura si basa in effetti sul rifiuto dell'ideologia del lavoro salariato e dell'occupazione come forma prioritaria di realizzazione delle potenzialità umane e di emancipazione, a un'idea alla quale il reddito di cura oppone il principio che il lavoro di cura non retribuito produce ricchezza reale, contribuisce alla ricchezza quanto se non più del lavoro retribuito, perché permette la riproduzione non soltanto della forza lavoro, come si pensava, come si diceva inizialmente, ma anche della biosfera. E questa riproduzione della biosfera è il modo in cui il lavoro di cura in qualche modo oppone resistenza, oppone una forza di resistenza, ma anche di rigenerazione rispetto al degrado ambientale prodotto dal capitale. Autrice, militante, attivista, ecofemminista che si chiama Ariel Salé ha concettualizzato questo valore come valore metabolico, appunto per sottolineare, poi se volete dopo possiamo entrare nel dettaglio del significato di questo, ma per significare che non si tratta di un valore di mercato, perché di fatto questo lavoro questo è un lavoro non retribuito attraverso il mercato, ma anche perché produce un valore che è superiore, che è un valore che ha a che fare con il metabolismo sociale, che è il modo in cui la vita si riproduce. Però per capire da dove viene, adesso vi ho dato in nocciolo i principi guida della campagna per il reddito di cura, però per capire da dove viene dobbiamo fare qualche passo indietro. E dobbiamo partire innanzitutto dalla campagna per il salario al lavoro domestico degli anni 70, che era una campagna che appunto partiva dal presupposto che il salario per il lavoro domestico fosse un modo di affrontare, di livellare, di combattere le disuguaglianze di classe, di colore della pelle, di disabilità, di casta, etnia, eccetera, eccetera, che si riflettevano appunto nel lavoro domestico. E non si trattava di quel movimento, in quel caso diciamo il movimento del salario e del lavoro domestico non era un movimento accademico, non era un movimento neanche prevalentemente bianco middle class, era una campagna abbastanza in realtà grassroots, si direbbe oggi, di base, che si muoveva nell'ambito di tutta una serie di movimenti appunto anche per i diritti civili, anche diciamo appunto per la di matrice marxista, poi in gran parte per un cambiamento sociale fondato sugli interessi delle fasce sociali più penalizzate dal sistema capitalista, identificando le donne e particolarmente le donne razzializzate come i soggetti che quelle che compivano appunto tutta questa grande quantità di lavoro non compensato e lo facevano per compensare le lacune, i tagli del welfare, le lacune e le mancanze dello Stato, del welfare, del pubblico, senza riceverne compenso, senza ricevere riconoscimento in termini materiali. Non solo, ma poi identificando questi come soggetti che venivano mantenuti con tutti i mezzi in una condizione svantaggiata, cioè in una condizione di disparità rispetto ai loro pari, perché su questa disparità, su questa discriminazione, su questo lavoro non pagato si fonda il sistema capitalista. E dunque su questo che in una formula sintetica si può definire come la divisione sessuale e razziale del lavoro, quindi diciamo c'è già un ragionamento intersezionale. Ed era una battaglia di una campagna appunto non intellettuale, non particolarmente intellettuale, ma una campagna di soggettività che erano da sempre in lotta
per il miglioramento delle proprie condizioni materiali, per il riconoscimento del proprio lavoro, oltre che dell'identità, per l'emancipazione da varie forme di subordinazione materiale socialmente costruite. Quindi, diciamo, la campagna del reddito di cura oggi nasce dall'eredità storica di quella campagna, attraverso, particolarmente attraverso la figura di Selma James, che fu una delle principali promotrici della campagna Wages for Housework della metà degli anni 70, primi anni 70, e che è oggi ancora attiva nel movimento Global Women's Strike, e che il movimento per lo sciopero femminista, che ha appunto promosso questa campagna del reddito di cura. Ora, io penso che il tempo sta già scadendo, quindi non mi soffermo su quelli che erano i limiti, anche dibattiti interni a quella campagna, poi dopo, se volete, ci possiamo tornare. Però vorrei soltanto dire che un problema chiave, secondo me, della campagna del salario al lavoro domestico, così come era concepita inizialmente 40 anni fa, un problema chiave, soprattutto se la guardiamo oggi dalla situazione in cui siamo, cioè dalla situazione della pandemia e della crisi ecologica globale in cui ci troviamo oggi. Dal mio punto di vista, un problema chiave era il rischio che di riconoscere al sistema capitalista la prerogativa di attribuire valore, di dare valore al lavoro. Quindi il lavoro domestico in quella campagna aveva valore perché produceva la forza lavoro e dunque indirettamente contribuiva alla formazione del profitto. In questa prospettiva però la rivendicazione del salario domestico diventava una rivendicazione tipica del compromesso fordista, se volete, cioè si richiedeva per ottenere questo salario c'era bisogno di produrre, appunto, di contribuire alla produzione capitalista del profitto e quindi anche al degrado ecologico, che è strettamente relazionato con il capitalismo. E quindi implicitamente il salario, la rivendicazione del salario al lavoro domestico veniva al prezzo del degrado ecologico, anche se questo all'epoca non era un problema che le femministe dell'epoca ritenevano prioritario o che si ponevano, perché il dibattito, diciamo, era tutto interno alla sfera sociale, della riproduzione sociale, cioè l'emancipazione delle donne andava ottenuta attraverso il salario al lavoro domestico o attraverso altre forme, in particolare, volendo restare sul piano economico, l'inserimento nel mercato del lavoro. Ecco, questo era, diciamo, soprattutto il nocciolo poi della questione, fin quando a un certo punto, cioè anzi per la verità proprio negli stessi anni, cominciava ad emergere il movimento ecofemminista, cioè cominciava già per esempio in Francia l'intervento di una attivista del movimento femminista francese, Françoise Dobon, che pubblicò un articolo molto famoso, L'ecofemminismo o la morte, in cui si esplicitava in maniera molto chiara da parte del fatto che il movimento femminista dovesse rifiutare lo sviluppo di tipo capitalista, industriale capitalista e il militarismo associato strettamente con questo modello. Perché non apparteneva al movimento, alla storia delle donne, e non doveva appartenere al movimento federe e rivendicare liberazione, emancipazione attraverso un modello di sviluppo che le donne non solo non avevano contribuito a creare, ma che era stato costruito sulle loro spalle, sulla loro pelle, sulla loro subordinazione. E che è appunto un sistema biocida, ecocida, coloniale, eccetera, e specista. Viene introdotto qui già il tema dello specismo delle altre specie, dell'oppressione delle altre specie. E da lì
diciamo, questo è soltanto un momento più conosciuto, ma insomma ci sono poi tutta una serie di altri momenti importanti degli anni 70 nella nascita di questo nuovo filone del femminismo, che appunto è l'ecofemminismo, una parte del quale anche, diciamo, ha una matrice marxista. E, per esempio con Maria Mies, che è una sociologa, ma anche lei attivista del movimento femminista internazionale di origine tedesca, che ha dato un contributo molto importante nel dire che identificare la divisione sessuale e coloniale del lavoro come la radice storica della crisi ecologica, cioè insomma il patriarcato veniva identificato come il problema, la causa della crisi ecologica. E questo è molto importante se pensate che in quegli stessi anni il movimento ecologista internazionale in realtà di tutto parlava tranne che di patriarcato. Quindi a parlare di patriarcato, cioè identificare il patriarcato come un aspetto fondamentale della crisi ecologica attraverso, diciamo, anche soprattutto attraverso il capitalismo, anche se non esclusivamente, perché nella critica ecofemminista in realtà cioè, è una critica a tutti i modelli patriarcali, anche quelli non capitalisti, ma insomma diventava chiaro, la proposta era quella che la risposta ecofemminista era quella di attribuire valore al lavoro di cura, riconoscere questo valore al pari, se non superiore, a quello di tutte le altre forme di lavoro svolte nella società. E ci sarebbero altri momenti importanti, per esempio la riflessione sulla contabilità della ricchezza, sul prodotto nazionale lordo, fatta da Marilyn Waring, una politica australiano-neozelandese, che fece uno studio molto importante sul modo in cui la ricchezza viene contabilizzata a livello nazionale ma anche a livello globale, e andando a identificare, appunto quantificare il lavoro non pagato, il lavoro domestico, il lavoro di cura, non soltanto all'interno della sfera domestica ma anche per esempio in quello che Federica prima citava come l'oikeios, quindi all'interno anche lavoro di cura fatto anche sulla terra per la produzione di cibo e la cura delle altre specie e degli equilibri, diciamo, ecosistemici negli ambienti, soprattutto negli ambienti rurali del sud del mondo. E Marilyn Waring diede un contributo fondamentale perché si cominciasse a mettere in discussione finalmente il modo in cui la ricchezza è contabilizzata. Il libro, il suo libro, diciamo, veramente più importante, più famoso, si chiamava Counting for Nothing, non contare niente, giocando appunto sulla non contabilizzazione, sì, appunto, del lavoro di cura nelle contabilità nazionali. E fu anche un momento di svolta per l'economia, per la disciplina dell'economia, che diciamo in qualche modo in quegli anni nasceva l'economia femminista. Bene, io penso che per il momento mi fermo qui. Ah, soltanto un ultimo spunto sempre carattere, come dire, di studi, di lavoro intellettuale militante, è il lavoro delle due geografe Julie e Catherine Gibson Graham, due geografe che scrivono insieme, che hanno scritto e lavorato insieme, che hanno fatto un lavoro importantissimo, che voi avete visto circolare, probabilmente qualcuno di voi si è occupata un po' di queste questioni, e cioè quella dell'iceberg dell'economia, in cui hanno visualizzato graficamente il fatto che il sistema economico come noi lo conosciamo riconosce soltanto la punta, quello che emerge dalla superficie del mare, e in quella punta dell'iceberg troviamo soltanto il lavoro retribuito,
che è soltanto una piccolissima parte al di sotto della quale c'è un'enorme base di lavoro non retribuito che contribuisce a sostenere l'economia nel suo complesso. E anche questo è stato un momento importante. In questa base dell'iceberg c'è il lavoro di cura delle persone, e c'è anche, ovviamente, oggi lo capiamo ancora meglio, c'è tutto il lavoro di cura del vivente, della biosfera, dei territori e la difesa dal degrado delle condizioni di vita che appunto viene fatta attraverso in mille forme. Bene, mi fermo qua per il momento, grazie. Grazie Stefania. E allora passo la parola a Miriam per una prima domanda. E ricordo che sulla pagina di Nonna di Meno Roma c'è il pad che è condiviso insieme a questa diretta su Facebook, in cui si possono scrivere appunto altre domande che poi noi rivolgeremo alle relatrici, un po' per animare il dibattito. Intanto grazie a Stefania e Federica per queste genealogie molto puntuali che ci hanno offerto e che hanno condiviso con noi. Io avrei una domanda per Federica che riguarda il nesso fra la riproduzione sociale e quella ecologica. Allora, nel corso di questa pandemia, la cura e la riproduzione sono diventate un po' il centro del dibattito politico. Di recente l'attivista, artista, nonché amica Maddalena Fragnito ha scritto che ci troviamo nel cuore di un conflitto tra diversi modelli di cura. E questa è un'osservazione anche che denota una concezione della cura piuttosto diversa da quella di cui accennava Federica, la concezione del care americana di John Tronto. Nel dibattito dei movimenti italiani, quello che sta succedendo, mi pare, è che, come ha scritto Maddalena Fragnito, c'è un conflitto tra diversi modelli della cura, e la cura non è affatto un terreno innocente, un terreno di affetti positivi, ma ha sempre a che fare con rapporti di forza. Un elemento che io credo sia importante è che nell'attuale momento pandemico le pratiche dei movimenti, i saperi dei movimenti, stanno proprio sottolineando la multidimensionalità della riproduzione e della cura. E ovviamente questo è possibile perché alle spalle abbiamo anni di attivismo e pensiero collettivo femminista e abbiamo anche un passato, anche se più recente, di scambi con i movimenti ecologisti. Per entrare un po' nel vivo della domanda, vorrei partire da uno scritto recente di Non Una di Meno Roma dal titolo La vita oltre la pandemia, in cui Non Una di Meno Roma rielabora alcune elaborazioni ecofemministe a cui accennava Stefania e sottolinea che il capitalismo, in alleanza con il patriarcato, ha ridotto a risorse sia le attività di cura imposte alle donne che la biosfera. Questa analisi va a sottolineare una dinamica soprattutto di appropriazione, che io credo sia ancora centrale, ma vorrei chiedere soprattutto a Federica quali sono, secondo te, gli altri versanti in cui si sviluppa l'intreccio tra riproduzione sociale ed ecologica che non sono scindibili, quali sono i versanti a cui in questo momento dobbiamo fare attenzione e concentrarci anche in vista della costruzione di alleanze tra movimenti femministi ed ecologisti. Grazie. Eccomi, scusate, ecco. Allora, grazie Miriam. Sì, il testo di Non Una di Meno, La vita oltre la pandemia, no? Si mette i piedi proprio sul momento che stiamo vivendo, che è un momento inedito anche perché è un momento planetario,
anche non significa che siamo tutto ugualmente nella stessa posizione, e però c'è questa condizione che può essere una materia di comunanza, no? Di generazione di conflitti in alleanza, quindi già questo. Poi quindi già il presente, no? Ci offre, come nel testo che avete scritto, c'è questa notare come i tempi ci chiedono, ma anche favoriscono l'intreccio, no? Tra riproduzione, ecologia, taglio femminista, sulla questione ecologica, sulla dimensione ecologica e sulla riproduzione e sulla cura. E d'accordissimo, infatti questo era un piccolo inciso che mi riservavo per la discussione, certo che le parole, no, poi si situano e sono tanto più situate, determinate, dunque potenti, quanto più si generano nel conflitto. E quindi il modo in cui la cura viene rielaborata sia dalla campagna di cui parlava Stefania, no? Sia dalle tante sperimentazioni, hai nominato Maddalena Fragnito, no? Macao a Milano è uno spazio di sperimentazione di alternative, no? Su quello che è implicato dalla cura. Ora, venendo poi nel merito, dove sono le intersezioni? Allora, darei una risposta innanzitutto su che tipo di umano abbiamo in mente. Dov'è che femminismo e ecologismo si incrociano? Cominciamo col dire che si incrociano là dove smontiamo delle concezioni egemoniche, patriarcali, ma non solo, capitalistiche, dell'antropologia, cioè di come ci descriviamo come esseri umani. Ora, i femminismi, una nota ricorrente nei femminismi è che l'umano è corpo. Rifiutarsi di pensare che essere dei corpi sia o irrilevante o addirittura, come dire, qualcosa da buttare sotto il tappeto, perché l'importante sta altrove, va bene? E allora, nel momento in cui diamo una risposta, siamo esseri umani e ci prendiamo in conto come corpi, e ci sono tante risposte femministe a questa domanda, chi siamo, cosa facciamo, chi siamo come corpi, a quel punto è difficilissimo proseguire nella linea di separazione tra umano e non umano, tra umano e altre specie, tra umano e non umano risorse. Perché se noi pensiamo all'essere umano come corpo segnato dal genere, dalla razza, dalla classe, immediatamente abbiamo a disposizione le condizioni entro cui quei corpi sono possibili, sono più o meno potenti, sono più o meno vincolati. Quindi direi che questo è un punto. Poi nella tua domanda c'era anche come, no, reintervenire, cioè aprire delle prospettive. Avevo due parole. La prima è la già evocata Stefania, quella di scambio metabolico. Sempre un po' in questa linea di siamo umani in quanto corpi, poi i corpi fanno tutta una serie di cose,
e se concepiamo così, crollano tutta una serie di separazioni. Lo stesso pensare allo scambio, che è un'attività necessaria, no? Che è relazione, ma è anche come dire, la dimensione dell'economico in cui si impianta l'economico, no? Lo scambio. Se pensiamo allo scambio non più o soltanto come scambio misurabile quantitativamente, e stiamo nella proposta, Ariel Sallè è una delle autrici, no? che propongono invece questa concezione vivente dello scambio, più spessa dello scambio, ma Ariel Sallè sta in stretta colloquio anche critico con Foster, che è quest'autore che ha lanciato l'idea della frattura metabolica, che sarebbe presente anche in Marx, come cifra del rapporto tra capitalismo e risorse, risorse naturali. Cioè un certo, il capitalismo, per come è strutturato, a un certo momento produce una rottura in questo scambio che passa tra attività mirate al profitto, alla valorizzazione al profitto e condizioni naturali di queste attività. Ora, per Foster questa idea c'è, è presente in Marx, e la Sallè fa delle puntualizzazioni con un approccio femminista e anche nel verso di Gibson Graham, cioè forme economiche, forme di scambio alternative non si stabiliscono solo attraverso un diverso apparato concettuale, ma attraverso le invenzioni che stanno nelle pratiche. L'ultima suggestione, ma veramente questa invece la propongo perché ho dei dubbi, credo che tra femminismo e conflitti transfemministi e conflitti ecologici, conflitti ambientali, un altro nodo da esplorare sarebbe quello degli habitus, di quelle strutture più o meno consapevoli con cui ci orientiamo nei rapporti tra umani ma anche col non umano. E questi habitus, tra questi habitus c'è anche la questione del consumo. Secondo me una riflessione critica ma anche operativa, alternativa, sugli stili di consumo, che è un dominio, un ambito che anche questo viene attribuito alle donne, no? In maniera coatta, tendenziale, inerziale, no? Che cosa consuma una famiglia? E anche c'è un valore prodotto lì. Quando una donna per i suoi figli, per i suoi componenti familiari opta per il junk food perché non può fare altrimenti, perché non lo sa, oppure no. Questo mi fa tornare in mente Christian Marazzi invece sul livello di igiene, no? che anche quello è una fonte di valore in mano alle donne. Ecco, fare una riflessione, ma anche aprire un laboratorio di pratiche su questo campo del consumo, che mi sembra eccessivamente lasciato a un'organizzazione simbolica e materiale capitalista, e che potremmo considerare un campo, una parte che compone le attività di cura, che fa parte delle attività di cura e che è strettamente legato ai regimi ecologici, no? Che vengono attuati, cioè anti-ecologici o
o di riapertura, insomma, di questo rapporto. Non so se ho risposto chiaramente. Sì, grazie mille Federica. E adesso invece una domanda per Stefania da parte di Marina. Mi sentite? Allora, leggendo la proposta del reddito di cura e anche soprattutto adesso ascoltandoti Stefania, ci è sembrato chiaro, appunto poi ora l'hai specificato, ne hai parlato abbondantemente, di come appunto si tratti, ci sia una forte eredità storica, una genealogia nella richiesta del salario domestico degli anni 70. D'altro canto però la scelta della parola reddito invece che salario non solo segnala una differenza appunto, ma richiama anche una parentela con altre proposte di reddito, in particolare penso al reddito di autodeterminazione e al reddito di base universale. Siamo chieste quindi quali differenze, quali compatibilità e soprattutto qual è l'innovazione della proposta del reddito di cura, in particolare appunto penso alla connessione con la cura della biosfera. Sì. Sì, in effetti io mi sono espressa nel senso di una complementarietà tra il reddito di cura e il reddito universale, forme diciamo specifiche di reddito universale, perché con questo termine si intendono molte cose, però pensando diciamo alla forma in cui è stato proposto in Italia con la campagna del BIN Italia e anche pensando al reddito di autodeterminazione proposto da Non Una di Meno. Diciamo che complementarietà per me significa che le due forme di reddito non esprimono la stessa cosa, non esprimono, non danno forma allo stesso principio politico e quindi complementarietà su un piano teorico, ma è una complementarietà che poi secondo me va elaborata anche sul piano strategico politico, cioè nel senso di capire come queste due battaglie, come queste due forme di queste due campagne possano in realtà rafforzarsi l'una con l'altra. E su questo secondo me ci sarebbe da ragionare, anche se ovviamente poi gli eventi ci travolgono sempre, no? Nel senso che ci impongono continuamente ripensamenti sulle strategie e sui tempi, diciamo, delle lotte non sempre sono tempi che permettono riflessioni approfondite. Però, insomma, quello che voglio sottolineare qui è questo, che innanzitutto quando parliamo di reddito universale, in senso bisogna specificare, ecco, questo è un punto su cui che penso sia importante, perché dire universale di per sé dice poco, perché tutto dipende poi da quello che c'è intorno. Per esempio ci sono proposte per il reddito universale in cui il reddito di base è universale, in cui questo poi di fatto sostituisce parte della spesa pubblica o dei servizi collettivi, semplicemente mettendo soldi nelle tasche delle persone perché poi possano accedere a quei servizi che in realtà dovrebbero essere forniti dal pubblico. Ecco, ovviamente questa è una versione molto diciamo neoliberale del reddito di base, però è importante capire che c'è questa problematica, ma anche nel caso in cui e si riesca ad ottenere, a lottare che un reddito universale di base che in realtà si sommi al welfare, e anche nel caso che si riesca ad ottenere un welfare che funzioni relativamente bene, che sia, come dire, in qualche modo, diciamo, efficiente, ci sarà sempre una certa quantità di lavoro di cura da svolgere individualmente o in forma autonomamente nella sfera domestica o anche nella sfera comunitaria, ma autonomamente rispetto alle istituzioni. Non tutta la cura può essere
istituzionalizzata, e non sempre la cura istituzionalizzata risponde poi ai nostri bisogni reali. E quindi un reddito di cura dovrebbe avere la funzione di permettere alle persone che danno cura di farlo in condizioni dignitose e in maniera equa, giusta, senza quindi doversi accollare doppi carichi di lavoro, senza dover rinunciare al proprio tempo libero a se stesse, senza dover delegare la cura a qualcun altro per poter rimanere nel mercato del lavoro, per non perdere l'opportunità di essere nel mercato del lavoro. Un reddito di cura dovrebbe avere la funzione di riconoscere alla cura la pari dignità di lavoro come tanti altri lavori, in modo che le persone possano scegliere di svolgerlo in piena libertà, sentendosi valorizzate e vedendo riconosciuto il loro contributo alla ricchezza nazionale, quindi non sentendosi un peso, un costo per il sistema, ma produttrici di valore. Perché è di questo che stiamo parlando, come spiegavo prima, no? Di contributo reale e materiale al benessere e alla ricchezza collettivi. E questo ovviamente vale sia per la cura delle persone che per la cura del territorio, della terra, del vivente, eccetera. A mio parere, posso sbagliarmi, però io ho l'impressione che il reddito universale non riconosca le disuguaglianze nella distribuzione del carico di cura e non si basi su una contabilizzazione del valore metabolico, di quello che prima ho descritto come valore metabolico, e quindi in qualche modo queste cose rimangono invisibili in una prospettiva di reddito universale. E perché? Perché questo non è questo il suo scopo, perché lo scopo del reddito universale di base è riconoscere, o reddito di autodeterminazione, è riconoscere appunto il diritto all'autodeterminazione, che è un aspetto centrale della lotta sociale, anche dell'emancipazione, ma da non confondere con quello di cui stiamo parlando qui, cioè il carico di cura, la sua invisibilizzazione, la sua distribuzione disuguale. Secondo me distinguere tra queste due cose è importante, proprio perché il diritto all'autodeterminazione appartiene a tutti gli esseri umani, indipendentemente da sé e quanto lavoro di cura svolgano, e è un diritto che riconosce il valore della vita umana in quanto tale, senza se, senza ma, senza attributi, senza condizioni, e quindi riconosce il valore di una battaglia per la libertà, autodeterminazione, libertà dal ricatto occupazionale, libertà dalla divisione razziale o sessuale del lavoro attraverso il reddito di base. E tutto questo è già moltissimo, però dire che il reddito universale non ha bisogno di giustificarsi, ecco, con il lavoro di cura, anzi, porre questo nesso secondo me è problematico, è fuorviante. Il lavoro di cura deve essere una scelta libera, se lo si fa bisogna venire compensati, ecco, questo secondo me è il punto fondamentale su cui ragionare. Un altro aspetto secondo me importante su cui ragionare quando si parla di reddito, di qualunque tipo di reddito, di qualunque tipo di rivendicazione per il reddito, è a quale prezzo? A quale prezzo verrebbe questo reddito? Come fare per non doverlo pagare con la distruzione e il degrado dell'ambiente, come già fu nel regime fordista, come già è stato nel nostro passato il percorso che ci ha portato alla crisi economica globale e alla pandemia. E questo, io penso che questo richiederebbe, implicherebbe un grosso lavoro di riformulazione del modo in cui viene contabilizzata la ricchezza nazionale, come il valore e la ricchezza, come vengono contabilizzate. Ecco. Spero di aver risposto alla tua domanda, Marina. Sì, grazie. Ok, grazie mille. E adesso invece passo la parola a Lilla per una domanda che va ancora più nello specifico e ci porta un po' più nel concreto. Ovviamente già ci siamo. Mi sentite?
Ok, intanto io ringrazio molto sia Federica che Stefania per la generosità degli interventi, anche appunto per la disponibilità ad essere qui a discutere. E mi aggancio un pochino a quello che stavamo dicendo, provando anche a riformulare la domanda in corso d'opera su quello che avete detto negli ultimi interventi. Quindi mi sembra appunto che un po' quello che emerge dal vostro discorso sia da un lato appunto una centralità anche economica del lavoro riproduttivo, dall'altro, come dire, si pone la questione della valorizzazione di questo lavoro e anche la questione del reddito. E qui già c'è una prima domanda, cioè nel senso il discorso che stiamo facendo anche con le differenze magari nelle risposte che avete dato per quel che riguarda appunto il reddito o il lavoro eccetera. Mi chiedo intanto se riesca a spostare l'idea di reddito, diciamo, dal limite temporale abbastanza angusto della necessità per contingenza in cui sono state pensate le misure di sostegno al reddito appunto del governo in questo momento. E sempre muovendomi, diciamo, su quelle che sono le misure pensate dal governo, come diceva già Zoe nell'accenno iniziale, le misure è che intervengono sull'aspetto ecologico, quindi su un'eventuale transizione ecologica, e le misure che intervengono a tutela delle persone sono estremamente limitate per entità e per, come dire, durata temporale. E questo mi sembra tanto più sconvolgente nel momento in cui la situazione di crisi pandemica, mi sembra che quello che ha particolarmente mostrato, particolarmente evidenziato e anche esasperato per certi aspetti, sia proprio da un lato, diciamo, l'essenzialità di una serie di lavori che poi nel discorso comune sono definiti low skilled, primi tra questi appunto il lavoro riproduttivo, ma anche il lavoro migrante nei campi. Dall'altro lato mi sembra che, come dire, abbia evidenziato anche l'entità e l'impatto che il sistema capitalista ha sull'ambiente, mostrando anche in una certa prima fase di inedita sospensione appunto della produzione una capacità rigenerativa della biosfera, che forse, come dire, è un tratto positivo, considerato che quando si parla di ambiente spesso ci spaventa l'irreversibilità di una serie di processi che interessano la degradazione ambientale ed atmosferica. E rispetto a questo, appunto, dicevo, il decreto non si pone in alcuna misura in maniera sostanziale nella domanda appunto sul lavoro, nella domanda sull'ambiente. Per cui le prime questioni che vado a chiedere anche rispetto a quello che diceva adesso Stefania su a quale prezzo chiediamo questo reddito. Io immagino, rispetto al discorso che stiamo disegnando e all'intreccio, diciamo, dei piani che stiamo disegnando, che sia assolutamente impensabile immaginare una misura di transizione ecologica che non prenda contestualmente in considerazione anche delle forme di sostegno al reddito, dato il cambiamento, diciamo, del modo produttivo, che non prenda in considerazione, diciamo, anche delle politiche di tassazione adeguate e anche delle politiche di spesa pubblica ben direzionate. Quindi su questo la domanda è già, per esempio, quali fondi vengono stanziati a livello europeo su questo e se, diciamo, nell'utilizzo di questi fondi si prenda mai in considerazione appunto questo intreccio di piani che riguarda in senso più largo quella che è la riproduzione sociale. E rispetto a questo, tra l'altro, appunto, anche un pochino abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla prima fase della pandemia, in cui nelle dichiarazioni di economisti tutt'altro fuorché eterodossi, diciamo, come Mario Draghi e Olivier Blanchard, si immaginavano delle politiche di spesa pubblica in deroga al vincolo di bilancio, mentre invece mi sembra che nel proseguire poi la strada del MES l'unica deroga che abbiamo ottenuto è la deroga ai diritti del lavoro, la deroga alla tutela dell'ambiente, certamente non il riconoscimento di quel lavoro svalorizzato ed invisibilizzato di cui parlava prima anche Federica. E la seconda domanda che rivolgo anche a Federica, appunto, perché si parlava anche di un campo del conflitto. La seconda domanda, diciamo, avete disegnato entrambe, dei terreni di incontro tra i femminismi e i ecologismi sul pensiero, eccetera, e tu, Stefania, adesso sottolineavi anche delle differenze, diciamo, nel discorso che sostanzia l'una o l'altra proposta di reddito. Okay? La mia domanda è un po' generale, parte dalla questione: la situazione in cui stiamo vivendo in questo momento è anche una situazione di drammatica crisi economica, con un impoverimento straordinario delle persone, e lo vediamo tutti i giorni, chi come me partecipa ad attività di mutualismo sul quartiere vede l'aumento anche delle richieste delle famiglie di sostegno.
Per cui la questione è anche se il discorso che stiamo facendo, o comunque i diversi discorsi che sostanziano le diverse forme di reddito, l'intreccio teorico di cui parlava Federica prima, possano in qualche misura disegnare degli spazi di intreccio sul piano rivendicativo tra femminismi ed ecologismi, ma anche tra altri mondi in lotta con connotati differenti. E penso un po' anche a quella che è stata magari l'evoluzione dei Gilets Jaunes e di come siano riusciti ad imporre all'interno del discorso ecologista anche il tema della giustizia sociale. Ma potete rispondere in ordine sparso, chi vuole. Vuoi Federica, puoi partire tu. Allora, brevemente, e poi passo la parola a Stefania, casomai poi ridico qualcosa. Dunque, intanto volevo sottolineare questo, che è già un'indicazione. Campagne sul reddito hanno un'implicazione di fondo, che è decisiva. Cioè, il reddito è un pensiero della restituzione, cioè anche come radice della parola. Faccio un esempio pratico: il salario, lo stipendio, noi dobbiamo prima lavorare e poi lo riceviamo, no? La tempistica, l'organizzazione temporale tra lavoro e compenso in denaro è che prima tu te lo meriti, fai qualcosa e poi ti do del denaro. Il reddito la capovolge questa impostazione, no? Noi esistiamo e e nell'esistere qualcosa accade, e il reddito si pensa come una restituzione di qualcosa che è già accaduto, va bene? Cioè non c'è da dimostrare. Io trovo che questo già, no, per l'immaginazione è qualcosa di molto importante, anche un'inversione delle priorità e anche un dare visibilità a questo. Il reddito poi non è solo una misura monetaria, questo lo volevo sottolineare come specificità della campagna sul reddito di cura. Tu, Livia, hai parlato, no, anche in termini di politiche pubbliche, del terreno di contestazione, modifica, pressione sulle politiche pubbliche, sul tipo di selezione che fanno. Beh, ad esempio, la campagna sul reddito di cura ha in mente anche le infrastrutture, cioè quello che come dire, nel dibattito pre-crisi, ancora novecentesco, si distingueva tra reddito diretto e reddito indiretto. Cioè quello che ci viene restituito non ci viene restituito solo in termini di denaro, di potere d'acquisto, ma ci viene restituito anche in termini di diritti sociali, di diritti, di politiche pubbliche, di servizi, eccetera. Su questo, all'indicazione che dava Stefania, no, sulla Waring e sulle contabilità femministe, aggiungerei un'altra autrice che ho conosciuto su segnalazioni di Stefania, che è Mary Mellor. Lei, ad esempio, fa delle proposte su come pensare in modo alternativo le politiche pubbliche, a partire anche dalla priorità della riproduzione sociale, piuttosto che della capacità di creare ricchezza attraverso la produzione. Quindi, ecco, per ora mi fermerei qui. Ok, grazie mille. Vai, prego, Stefania. Ma niente, tu ci hai dato un sacco di spunti, io non credo di riuscire a rispondere a tutte le cose che tu dicevi, perché ci sarebbe molto, soprattutto poi non ho tutte le risposte. Però diciamo, adesso mi riallaccio un attimo a questa ultima suggestione che faceva Federica. Mary Mellor infatti è una di quelle economiste femministe, anzi come lei si definisce, una economista ecofemminista,
che appunto più di altre ha lavorato ripensamento dell'economia, della contabilità e soprattutto anche proprio sul ripensare il sistema monetario, perché si individua chiaramente, se noi ci occupiamo di economia, non possiamo bypassare il problema della moneta come, diciamo, il problema fondamentale attraverso cui passa il processo di valorazione. Quindi, se vogliamo parlare di valore, di ripensamento del valore, noi non possiamo non parlare anche della moneta. E qui ci sarebbe ovviamente un discorso lunghissimo, e poi oltretutto che io, di cui io non sono un'esperta, non essendo un economista in realtà, però diciamo, accenno soltanto al fatto che una delle misure di cui si è parlato di più, anche Marilyn Waring ne ha parlato, è stata quella per esempio delle monete alternative, come monete complementari, monete locali, come forme di attribuzione del valore al di fuori della sfera della produzione capitalista, quindi con un grado di autonomia anche, no? E di autonomia anche nella capacità di attribuire valore e negli effetti che queste monete hanno sulla vita delle persone, oltre che sulla sfera economica, come una delle strade percorribili diciamo, per affrontare questa questione appunto dell'attribuzione del valore. E l'altra cosa importante a cui volevo accennare è il fatto che l'Ufficio Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che è l'organizzazione che si occupa di mettere in dialogo il mondo del lavoro, il mondo sindacale in particolare, il mondo delle imprese e il mondo delle politiche pubbliche, il settore pubblico, no? Quindi un'organizzazione tripartita e che formula poi, diciamo, come dire, il grosso delle proposte di politiche pubbliche nel campo delle politiche sociali, nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione. Quindi questo Ufficio Internazionale del Lavoro ha adottato in uno dei report a cui vi accennavo del 2018, una nuova definizione di lavoro assolutamente innovativa, che si basa su decenni di lavoro dell'economia femminista, e che questa nuova definizione del lavoro include sia il lavoro salariato o il lavoro remunerato attraverso il mercato, sia quello non remunerato, speso nella sfera della riproduzione, e include perfino il lavoro di cura volontario, perfino il lavoro di volontariato sociale, nella sfera sociale. E questa è una novità assolutamente rivoluzionaria, e che viene, ed è un'innovazione che viene oltretutto dalla Società Internazionale delle Statistiche del Lavoro, che ha elaborato questa nuova, anche dei nuovi indici per calcolare questo lavoro, non tanto in termini monetari anche, ma soprattutto in termini di tempo, no? Di quanto tempo viene speso nel lavoro non pagato. E la definizione, secondo me è importantissima questa, la definizione è il lavoro non pagato di cura, il lavoro di cura non pagato è quel lavoro che viene svolto per sostenere il benessere, la salute e il mantenimento di altri individui nella sfera domestica o nella sfera comunitaria, nella comunità, e include tanto la cura diretta che quella indiretta. Cioè, questo vuol dire che se io mi prendo cura nella stessa unità di tempo, tanto di persone quanto di ambienti, questa doppia funzione che svolgo viene riconosciuta, no? Per esempio l'ambiente domestico, le pulizie dell'ambiente domestico fanno parte di un lavoro di cura anche verso le persone che abitano quello spazio, e questo tanto più
si potrebbe estendere alla sfera comunitaria e anche alla sfera ambientale. Il limite di questa nuova definizione del lavoro ufficiale delle Nazioni Unite, il limite che ancora c'è è quello che invece il lavoro di cura dei territori della biosfera non è riconosciuto, come pure è esplicitamente escluso, per esempio, la produzione di cibo e l'agricoltura di sussistenza, che invece secondo me ci sarebbe molto da discutere su quanto queste siano forme di presa in cura da parte delle persone che praticano queste attività, cioè una presa in cura non remunerata, perché c'è una gran parte di lavoro che non è di fatto remunerato e che è una presa in cura del suolo, dell'ecosistema, dei semi, no? Di tutte quelle, diciamo, condizioni ecosistemiche che permettono la produzione del cibo. E quindi, diciamo, questa definizione andrebbe ulteriormente estesa per poter essere veramente, diciamo, in linea con i principi ecofemministi. Però, ecco, diciamo, è già un grosso passo avanti. E penso che per tornare ad una delle domande di Livia, che era sulla questione delle politiche, le politiche, diciamo, della transizione, no? A livello nazionale, a livello europeo, eccetera. Qui c'è un limite ovviamente fortissimo nel fatto che descritto molto bene, quindi non c'è bisogno di, se non per aggiungere, di questo limite, questione che viene posta pure la biosfera e politiche del sostegno all'economia. Anzi, si continua a ragionare in realtà su una scissione di queste, una contrapposizione di queste due sfere, o quantomeno di una subordinazione della riproduzione alla produzione piuttosto che viceversa. E l'ultima cosa che volevo accennare, sempre rispetto alla tua domanda, era il fatto che l'ultima parte della tua domanda mi fa pensare che in realtà noi dobbiamo, su cosa costruire. Noi non partiamo da zero, partiamo da tutto, diciamo, il pensiero alternativo che è stato prodotto in questi decenni, ma anche dalle prassi, dalle pratiche di lotta, per esempio le lotte per la giustizia climatica, contro il biocidio, contro l'estrattivismo, no? Tutte le lotte per le lotte anche delle lotte transfemministe, cioè tutte queste lotte, diciamo, per la difesa appunto del vivente contro, diciamo, la logica eteropatriarcale e capitalista. Ma in realtà ci sono anche, poi oltre alle lotte, ci sono le pratiche alternative, come per esempio accennavo appunto l'agroecologia, i movimenti che sono pratiche individuali ma che in realtà vanno intese all'interno di contesti di lotta e di movimento, no? Per esempio il movimento per la sovranità alimentare, il movimento della via campesina, e ci sono mille altre pratiche alternative che segnano un po' la strada di dove andare per produrre un nuovo tipo di benessere, no? E di reddito, per esempio la rifabbricazione, no? La manutenzione degli oggetti e la loro rifabbricazione, l'autonomia quindi dalle catene dalle catene del commercio internazionale che produce degrado e biocidio nel resto del mondo, l'autoriduzione dei consumi e dei rifiuti, ne parlava prima anche Federica, no? come una pratica che richiede la messa in atto di forme alternative anche di sostentamento. O per esempio il ricorso a mercati locali o il ricorso all'autoproduzione di cibo, insomma l'attenzione a questi aspetti dell'impatto ambientale delle nostre vite in una chiave non individuale, individualista di consumatori e consumatrici, ma in una chiave collettiva, cioè all'interno di proposte, di risposte collettive. Chiudo soltanto dicendo un esempio che io amo,
e che viene dall'Amazzonia, è quello dell'agroecologia forestale, o anche chiamato anche agroestrattivismo, che è una, diciamo, forma di relazionamento con la foresta amazzonica, che è il risultato di lotte storiche del movimento contadino e del movimento degli estrattori di caucciù brasiliani degli anni 80, e che di fatto furono lotte per il comune, per l'accesso al comune. Ecco, quindi direi che questo, quindi l'accesso alla terra e alla foresta, non in quanto risorsa, ma quanto insieme di relazioni di interdipendenza con l'umano e il sostentamento della vita e l'autonomia, la possibilità di un sostentamento in autonomia dal capitale, in autonomia dal lavoro salariato. E dall'America Latina vengono molti altri esempi di questo tipo di lotte, e io credo che ecco, questo era per dire che una strada da perseguire, di cui io sono molto convinta, in realtà sarebbe quella, volendo adesso, diciamo, ragionare su un orizzonte un po' più ampio, quello di cui avremo bisogno sarebbe una internazionale ecosocialista in cui convergano appunto soggettività e lotte di classe, che siano quelle transfemministe, antirazziste, antispeciste, e insomma tutte quelle lotte che resistono alla estrazione di valore per mezzo di disuguaglianza e che praticano e sperimentano le alternative. Io la chiamerei una internazionale delle forze di riproduzione. Grazie. Ok, grazie mille. In realtà, allora, sul pub stanno arrivando, diciamo, molte domande, in cui però in parte Federica e Stefania hanno già risposto, soprattutto alla domanda di Pierangela che commentava sotto Non Una di Meno Roma. E vado velocemente su un'ulteriore domanda, diciamo, più teorica, su cui in realtà si sta girando intorno nel corso di tutto questo seminario. E parliamo un attimo di valore. E, quindi allora mi chiedo, citando direttamente Stefania, come si ridefinisce fino in fondo il valore prodotto dal lavoro riproduttivo, dunque gratuito e invisibile, e della sua eventuale riappropriazione e uso in senso non capitalistico, fuori dalle logiche del mercato e della crescita. In altre parole, e ovviamente è una domanda per tutte e due, sia Stefania che Federica, come si ripensa l'economia politica, riuscendo allo stesso tempo ad andare oltre i limiti delle singole teorie del materialismo storico, dell'operaismo, dei femminismi, dell'ecologismo e anche della decrescita. Ovviamente questa domanda aprirebbe un altro ciclo di seminari, però così, proviamo così a dare degli accenni e poi ci saranno anche altri appuntamenti in questi mesi a venire. Vado sempre io, Stefania? Ok. Allora, dunque, intanto cominciamo col dire che se affrontiamo di petto la questione del valore, siamo dentro la questione della valorizzazione, che è un'altra partita che, come l'economia politica, è stata messa nella prospettiva marxiana e poi tutte le prospettive marxiste come un obiettivo di critica, un oggetto di critica. L'economia politica è la forma di organizzazione storico, economico, sociale della nascente borghesia, che fa economia politica e ne fa una scienza, e ne fa anche una scienza delle quantità. Va bene? Quindi il valore significa messa a valore, significa introduzione, iscrizione delle attività umane dentro la questione del rapporto tra quantità di tempo e quantità di denaro. Va bene? Proprio ABC. Base. Allora, dentro questo riferimento principale abbiamo da una parte gli elementi che diceva Stefania Barca, che sono nella campagna sul reddito di cura, ma vi rimanderei anche a Antonella Picchio,
anche ha fatto anche lei del gruppo padovano per o del gruppo anche tra Reggio Emilia e Modena, perché è uscito un volume che ricostruisce anche la storia di quel gruppo, sempre le lotte sul salario domestico. Quindi la questione è rivelare, portare a visibilità la sperequazione tra quantità di tempo e misura in denaro sul terreno delle attività riproduttive, va bene? Quindi lo sfruttamento intensificato rispetto a quello della misura salariale per le attività produttive. E questo apre tutta una partita appunto sugli interventi contro questa sperequazione, eccetera. Però poi, come ha notato la stessa Stefania, e qui per me almeno è la pista, no, da esplorare, anche qualora si pensi in termini di misure monetarie, no, con dei criteri di appunto universalismo, incondizionatezza, poi rimane sempre quell'opacità per cui alcune attività non vengono intercettate, no? Ricadono fuori dal campo, se non della messa a valore e della valorizzazione, comunque del riconoscimento, di una titolarità giuridica ad accedere a politiche pubbliche di reddito, eccetera. Allora, per me il campo è quello della misura. La misura che è insieme una nozione che ha a che vedere con che riguarda le forme dello scambio, e la misura lì intercetta sia la quantità ma anche la codificazione giuridica. Possiamo essere visibili o invisibili attraverso la misura giuridica, no? La codificazione giuridica che ci fa soggetti visibili o invisibili. La misura è anche la forma di organizzazione sociale per cui si stabilisce un ordine nelle attività, nei soggetti. È anche un criterio di ordine che incide su che cosa ha valore e che cosa non ha. Una delle prime formule lanciate da Non Una di Meno, mi ricordo, era: se non valgo non produco. E lì non era tanto la questione se non mi dai i soldi io smetto, è se tu ma nemmeno mi vedi, no? Quindi, e su questo si è aperto un altro fronte che con Gea Piccardi appunto avevamo indagato, cioè che la questione del valore torna, lo era già stata, una questione che sta all'incrocio tra condotte, morale e economia. Avere valore o non averlo è insieme una questione, no? Tutto il tema del debito come colpa o del merito e dunque una titolarità, una visibilità, no? Essere produttive ci fa diventare cittadine, non esserlo ci fa cascare fuori, no? Dalle parti prese in conto. Quindi la misura permette anche di vedere questo intreccio che secondo me è tra l'altro uno dei punti forti che hanno saputo cogliere i femminismi, dell'intreccio tra dominio e sfruttamento, no? Presi dall'altro verso. Cioè dell'intreccio tra norma sociale, misura sociale e misura, sperequazione monetaria, no? Dello sfruttamento. Ok, grazie mille. E Stefania? Bene, e da dove partire? La questione del valore, beh, un po' ne abbiamo parlato già tanto nel corso di questa chiacchierata, e come penso si sarà capito,
detto, io più che risposte sto formulando domande. Questo non è soltanto per un fatto, diciamo, di una consapevolezza dei miei limiti individuali, ma è anche una questione metodologica, nel senso che io credo, sono fermamente convinta che queste siano domande che vanno formulate collettivamente, a cui le risposte vanno cercate collettivamente. Credo nell'intelligenza che si forma nella condivisione di lotte, di battaglie, di preoccupazioni, di domande che siano, diciamo, collegate alle condizioni materiali di ciascuna, insomma, ecco. Quindi io, diciamo, non voglio, credo che la mia posizione, la mia posizionalità, come si direbbe, dentro questo scenario è troppo limitata, perché io possa avere una, è limitata dalle mie condizioni, diciamo, di sesso, genere, colore della pelle, classe sociale, posizione geografica e tutto il resto. Quindi non ritengo di essere dotata, diciamo, di una universalità di pensiero. Insomma, tutto questo, diciamo, cappello soltanto per dire che mi sembra molto importante fare di questa domanda del valore un po' tirarla fuori un po' da un ambito, diciamo, esclusivamente intellettuale e provare a ragionarci nel vivo e nel caldo delle lotte, delle rivendicazioni, rispetto con in mente i bisogni reali, i bisogni sociali reali, quali diciamo si esprimono appunto nella lotta sociale, nella lotta, nell'organizzazione delle lotte. Quindi insomma, al di là di tutto quello che ci siamo dette finora, che comunque, diciamo, sono riflessioni ovviamente molto importanti, però il punto su cui volevo soffermarmi è il fatto che, visto dal basso, dal punto di vista dei due terzi della popolazione mondiale, che sono anche poi quelli più diciamo sui quali di più pesa il carico del lavoro di cura non retribuito, visto da quella prospettiva, io credo che la questione del valore e del reddito e del valore del lavoro di cura e dell'emancipazione sociale, poi insomma, diciamo, passa ancora per il miglioramento delle condizioni di esistenza, delle condizioni materiali, per la, appunto, passa per il riconoscimento monetario, passa per l'accesso ai servizi e alle infrastrutture, passa per la liberazione da carichi di lavoro disumani, passa per la liberazione dalle servitù, e il lavoro di cura non retribuito è di fatto una servitù. Quindi, ecco, io partirei da lì. È per questo che mi convince, mi ha convinto subito la battaglia, la campagna per il reddito di cura, perché mi è sembrato, anche partecipando a un paio di webinars che sono stati fatti tra marzo e aprile, di lancio di questa campagna, ho visto e sentito che in realtà le organizzazioni che promuovono questa campagna sono organizzazioni che da decenni si muovono in questo ambito qui, cioè quello appunto della lotta alle povertà, alle discriminazioni, alle disuguaglianze. E quindi, diciamo, se per queste organizzazioni e per questi movimenti il reddito di cura significa qualcosa di importante, per me quello è un punto di partenza per dire: ok, allora ragioniamoci. Ok, grazie mille. Sì, giustamente, quando potremo tornare a riabbracciarci e a scendere in piazza, magari riusciremo anche a rispondere anche a tutte queste domande e a farne anche delle altre. E va bene, passo la parola a Livia per le ultime due domande. Io intanto, mi sentite? Se parlo da qua? Okay.
Allora, io vi leggo le ultime due domande, ma secondo me, visto che sono le 8, immagino siate stanchissime e vi ringrazio ancora, anzi, secondo me potete rispondere insieme, anche spot, anche perché in parte, come anche alle altre domande, credo abbiate già risposto. Qui scrivono, per Federica pongono la questione dei consumi. Dice, forse non è solo un problema di habitus, ma ancora di giustizia sociale. La linea della fame è altrettanto genderizzata, razzializzata, eccetera. Inoltre c'è il problema dell'industria e della distribuzione globale del cibo. E commenti. E questo penso che anche in quello che diceva prima Stefania sulle catene alimentari, sull'agroalimentare, sugli esempi sudamericani sia parte di una risposta che si potrebbe dare. E la seconda domanda invece dice, i lavori riproduttivi e di cura sono in parte descritti tramite la retorica dell'eroina e dell'eroe, soprattutto i lavori nell'ambito della sanità, come se questa tipologia lavorativa si potesse caratterizzare naturalmente dall'etica del sacrificio per l'altro. Si può qui fare un parallelo alla retorica dell'amore veicolata nei confronti soprattutto del lavoro domestico? Secondo me questa domanda è molto utile in questo periodo di pandemia e penso per esempio all'avvertenza delle specializzande e degli specializzandi dei policlinici del Lazio che, come dire, non si sono visti riconoscere il proprio lavoro e Zingaretti aveva promesso un bonus a tutti gli operatori sanitari che erano stati in prima linea, anche spesso e volentieri su base sanitaria nell'ultimo periodo, da cui sono poi in realtà rimaste escluse queste figure che hanno lavorato al pari di qualunque altro medico. Quindi era interessante comunque leggerla, anche perché solleva un tema che secondo me è proprio all'ordine del giorno. Potete rispondere brevemente perché effettivamente è anche molto tardi. Sì, infatti, due battute. Allora, linea della fame, bella espressione, e la prenderei sul serio fino in fondo, nel senso che ci sono gradazioni e forme di coazione, no? Sulla risposta ai bisogni, come appunto quella del nutrimento, diverse. Mi ha colpito molto a un certo punto capire come in particolare il bisogno di nutrimento sia costantemente rimodulato e ricreato dalla produzione capitalistica, il famoso junk food. Cibo che non sazia, cibo a basso costo, cibo prodotto in modo massiccio. Quindi lì forse il fronte del conflitto è anche rimettere insieme l'atto del consumo, no? Che spesso viene pensato solo nello spazio ristretto dell'utenza finale. Non ne sappiamo niente se non dell'atto, no? Che placa la fame. Invece un atto materialista sarebbe quello di rimettere insieme anche le condizioni entro cui quell'atto avviene. Quindi questa è una battuta. E poi sulla questione eroe e eroine, etica della cura, no, questa cosa sacrificale, certo che ci sono delle assonanze, starei un po' anche a quello che è venuto fuori qui, cioè che ci sono tante situatezze, no? Delle attività di cura. E ad esempio la cura dell'assistenza medica sulla malattia dentro delle strutture ospedaliere che fanno parte delle istituzioni pubbliche del diritto sociale in Italia, no? Perché abbiamo visto in altri paesi con altri regimi non di welfare come si declinava la questione della cura. Ecco, no? Terrei insieme, cioè non solo l'aspetto, come dire, emotivo, la dimensione emotiva di questa attività che è stata sottolineata, ma sottolineata anche strumentalmente, perché lì si gioca una partita composita tra misura salariale, no? Ci sono state interviste anche che dicevano quanto erano pagati questi infermieri e queste infermiere, no? E appunto il lato emotivo, il lato relazionale, no? C'è stata tutta la parte
dei morti per Covid, che sono morti solo col personale sanitario intorno per via del distanziamento. Ecco, sì, basta. Ok, io anche telegrafica, nel senso che non ho poi moltissime cose da aggiungere rispetto a quello che è stato detto, concordo, mi sembrano commenti assolutamente pertinenti e importanti. Forse l'unica cosa che mi ha fatto riflettere l'ultimo commento sulla questione della cura, di questa celebrazione retorica della cura che ha riguardato, che riguarda non soltanto appunto il, come veniva detto giustamente, il settore sanitario, ma anche in qualche modo ha riguardato storicamente il settore domestico, nel senso che c'è tutta una retorica della donna come angelo del focolare, tutta sta roba qui che in qualche modo serve a mantenere questo lavoro di cura in una posizione, diciamo, di subordinazione sociale, di irrilevanza, di secondarietà rispetto ad altre forme di lavoro e altre forme di valore. E secondo me, ecco, una cosa su cui riflettere è quanto questa problematica, cioè questa in realtà sia una problematica che è stata vissuta, su cui il movimento femminista si è anche diviso per certi aspetti, no? Nel senso che per esempio una delle cose che Selma James ripete sempre è quella di dire che la liberazione delle donne non passa per stigmatizzare e denigrare il lavoro di cura come qualcosa da cui bisogna soltanto liberarsi e basta, perché ovviamente questo poi non funziona, produce contraddizioni, nel senso che poi qualcuno lo deve fare e quindi finiamo per scaricarlo addosso a qualcuno, a qualcun altro, no? E finiamo pure per, appunto, comprarlo, no? Ma non solo questo, lei lo dice anche perché lei pone un problema che secondo me è un problema giusto, cioè che è quello di dire noi in questo modo sposiamo l'ideologia produttivista per la quale, appunto, come diceva anche Federica prima, l'unica cosa che veramente ha valore è la produzione per il mercato e quello che invece produce il benessere delle persone e dell'ambiente, della biosfera, non lo riconosciamo, continuiamo a denigrarlo e continuiamo a pensare che è qualcosa di cui liberarsi. Ecco, io direi che questa è una contraddizione che noi ci dobbiamo portare dietro, su cui continuare a ragionare e riflettere, nel senso tenerla viva, perché è irrisolvibile dal mio punto di vista, però è una di quelle contraddizioni vitali, secondo me, dentro che consentono al movimento femminista tenerla viva, tenerla presente, ci consentono di non dimenticarci, di non obliterare appunto la sfera del vivente e della cura come qualcosa che produce benessere, non è soltanto un carico e un peso da scaricare su qualcun altro. Concludo qua. Va bene, allora sono le 20:12, direi che possiamo chiudere. Volevo ringraziare davvero tantissimo Federica Giardini e Stefania Barca e tutte quelle che hanno collaborato alla costruzione collettiva di questo seminario. E ovviamente tutte quelle che hanno anche commentato sotto le varie dirette e sul pad e che insomma anche ci hanno fornito in qualche modo stimoli anche in tutti questi mesi e anni attraverso movimenti sia ecologisti radicali sia femministi, transfemministi globali, adesso diciamo soprattutto nel contesto della pandemia. Quindi è tutto da fare, è tutto da rifare al di là del rilancio del governo e ci vediamo presto. Questo dibattito sarà pubblicato sul canale YouTube di Ecologia Politica Network e anche sulle varie pagine di Ecologia Politica, dei vari
Pisa, Firenze, Milano, Bologna, Torino e anche sulla pagina di Nonna di me Roma. Ringrazio ancora tutte e ci vediamo presto, speriamo in piazza e per le strade. Ciao a tutte e a tutti. Forse anche la diretta. Siamo libere. Siamo libere. Per la diretta.